Mammografo 3D per soddisfare il bisogno assistenziale delle donne residenti nei quartieri Madonna e La Libertà. Bari Vecchie e Mura apre un nuovo centro screening mammografico nel cuore di Bari. Si tratta del nuovo ambulatorio pubblico senologico territoriale ospitato nella sede del distretto unico in via Caduti di via Fani, l'undicesimo della rete ASL, che in questo modo allarga la rete dei centri dedicati alla prevenzione senologica. I laboratori passano così da 10 a 11 e sono distribuiti tra 6 ospedali e 5 poli territoriali. Nel distretto saranno eseguiti anche approfondimenti di primo livello base, quali ecografie, visite senologiche e mammografie 3D. Ad operare ci saranno un medico e un tecnico di radiologia medica dedicato. Al momento sono state già invitate circa 200 donne distribuite nel mese di marzo in 2 giornate a settimana. In tutto circa un terzo delle 27.000 donne in fascia screening residenti nel capoluogo. C'è stata una forte adesione, superiore anche agli standard nazionali, delle donne che sono state chiamate allo screening. Abbiamo superato il 60%. L'occasione è servita anche per fare il punto sulle carenze di organico delle strutture sanitarie della regione. Questo governo infame, perché di questo si tratta, non ci consente di fare assunzioni e ha sostanzialmente bloccato gli incrementi di finanziamenti che erano stati promessi durante la pandemia. Questo atteggiamento da parte del governo è drammatico in tutta Italia, per cui è evidente che non si può chiedere ad una regione di fare assunzioni senza aumentare in modo proporzionale il finanziamento.